Bene, finora abbiamo parlato anzi, ho parlato del fascismo, diciamo così, movimento del fascismo che prende il potere, della sua ascesa, okay, e del modo in cui riesce a mettere le mani sullo Stato. Adesso vediamo come governa lo Stato, cioè la seconda fase, perché la prima fase è appunto il fascismo movimento, la seconda fase è il fascismo regime. Pensate che Mussolini, inizialmente nella sua, come dire, idea politica era, socialista, appunto, ed era un repubblicano e odiava, la Chiesa, o meglio, odiava il sistema di potere della Chiesa, quindi era un cosiddetto anticlericale. Okay? E adesso invece, Mussolini duce, Mussolini a capo del governo, diventa ovviamente un monarchico, visto che il potere gli è stato dato dal re. E diventa anche un filoclericale, cioè si mette addirittura d'accordo con la Chiesa. E da rivoluzionario diventa, come si può dire, si appoggia proprio ai capitalisti, al capitalismo industriale agrario che dominava allora l'economia italiana. Quindi capite una trasformazione proprio completa, un rigiramento. E vedremo che ci sarà un'ulteriore trasformazione nel fascismo dopo l'8 settembre del 1943, cioè la terza fase, la fase finale, diciamo, del fascismo. Questo anche per dire che quando si parla di ideologia fascista, è difficile, come si può dire, classificarla, è difficile dire sì, c'è un'ideologia fascista vera e propria, perché in realtà il fascismo è Mussolini, nasce, si trasforma e muore con Mussolini. Vedete, il nazismo è già diverso. Il nazismo aveva un fondamento ideologico nel Mein Kampf di Adolf Hitler, cioè nel libro che Hitler aveva scritto con tutto il suo programma, e Hitler rimarrà sempre molto, come si può dire, coerente con il suo programma. Stalin aveva il comunismo e quindi una filosofia molto radicata, molto seria, molto fondata. Quindi Stalin poteva fare riferimento, pur essendo una dittatura, ovviamente all'ideologia comunista. Ma col fascismo, il fascismo è diverso, non c'è nessun libro di ideologia fascista con, come si può dire, dei parametri ben precisi. Il fascismo è in continua trasformazione, in continua evoluzione, a seconda, si adatta alle circostanze fondamentalmente. Sicuramente ci sono dei tratti comuni del fascismo, cioè costanti, che sono la violenza, l'oppressione della libertà altrui, questo non c'è dubbio, però una vera e propria ideologia da seguire, appunto, vi dicevo, prima repubblicano, poi monarchico, poi vedremo di nuovo repubblicano, contro i preti, poi alleanza con la Chiesa e poi di nuovo, più o meno, lì è un po' più, come dire, ammorbidita la posizione. Contro il capitalismo, poi alleato del capitalismo e poi di nuovo contro il capitalismo. È veramente incoerente in un certo modo. È così anche per la guerra. Mussolini, nella seconda guerra mondiale, entra sì, entra no, entra sì, entra no, decide, non decide, tutto a seconda delle situazioni. Era insomma una persona che si adattava la sua posizione in base agli umori, in base alle circostanze. Allora, vediamo adesso che cosa combina il regime fascista nell'economia. Ovviamente il regime fascista, come si può dire, permea, si insinua in tutti gli aspetti della società italiana, ovviamente nell'economia. E quindi abbiamo innanzitutto una forma di protezionismo ben, decisa, ok? Per proteggere appunto i prodotti italiani. E in un certo modo perché l'Italia è in grado di fare da sé. E infatti abbiamo la cosiddetta battaglia del grano. Mussolini sollecita, incita, favorisce la produzione del grano, i cui raccolti aumentano notevolmente in questi anni. E sul vostro libro, a pagina 119, c'è appunto come si può dire, l'incremento 30 erano 51 milioni di no, 51 vatte la pesca, vabbè, dato 51, poi vedrete quant'è, e nel 40 addirittura 75, quindi un incremento del 50%, ok, non è poco.
Tuttavia, lo sviluppo del grano è andato a scapito di altri prodotti, come ad esempio la frutta o l'olio d'oliva, che era comunque un prodotto pregiato. E poi la battaglia per la lira, okay? Lui si era intestardito, Mussolini si era intestardito affinché, cioè, voleva insomma che la lira e la lira sterlina, la sterlina inglese, mantenessero, diciamo, un rapporto stabile e quindi si era fissato di raggiungere quota 90. Quota 90 sarebbe in pratica 90 lire per una sterlina. Ci siamo riusciti, nel senso che questo ha dato una, come dire, ha rafforzato la lira a livello internazionale, ma ha sfavorito le esportazioni perché una lira troppo, come si può dire, cara, una lira troppo alta come quotazione comporta difficoltà di esportazione. Questa è una legge del mercato praticamente. Infatti, quando avevamo la lira italiana, prima dell'euro, si svalutava la lira italiana in modo tale da favorire l'esportazione dei nostri prodotti, perché gli altri pagavano ovviamente in moneta straniera che valeva di più. Vabbè, è un meccanismo economico, adesso non è il caso. Comunque, una lira troppo forte ha danneggiato l'economia. E gli italiani alla fine non se ne accorgono, perché c'è la propaganda, non se ne accorgono, alla fine sono più poveri. E il divario, la differenza tra la ricchezza e lo standard di vita degli europei, dei francesi in particolar modo, tedeschi, inglesi soprattutto, okay, rispetto agli italiani, beh, questo divario aumenta sempre più. Mussolini che cosa fa anche? Stringe un accordo con la Chiesa, si chiamano patti lateranensi. Allora, i patti lateranensi, perché firmati in Laterano, li trovate a pagina 120, se non vado errato, eccoli qua, nel 1929, appunto, eccolo qua, 11 febbraio 1929, vedete questo 7, il numero romano? Ecco, questo è il numero 7 dell'era fascista. Praticamente la datazione si aggiunge, la datazione fascista si aggiunge a quella dell'era cristiana. Ovviamente il primo anno è l'anno di presa del potere da parte del fascismo, il 1922. Okay? Ecco qua, quindi settimo anno. Allora, vedete nel tricolore che cosa abbiamo? Abbiamo al centro Mussolini con i raggi del sole, come se fosse in un certo modo il dio Ra degli antichi Egizi, il fascio littorio, e poi abbiamo il Papa da una parte e il re dall'altra. In questo modo l'italiano medio, profondamente cattolico, conservatore, profondamente, come si può dire, monarchico, ecco, allora l'italiano medio si trova finalmente in pace con se stesso. Perché? Perché in pratica questi accordi, questi patti lateranensi, pongono fine al famoso problema che aveva creato, vi ricordate, Pio IX, quando Roma divenne capitale d'Italia, quando Roma venne conquistata dal Regno d'Italia nel 1870, che aveva. No, aveva dichiarato decaduto, aveva dichiarato la scomunica, aveva scomunicato il re, il governo, aveva proibito ai cattolici di fare politica e via dicendo. Queste posizioni si erano pian piano ammorbidite, ma non si erano mai regolarizzate, sistemate. Ecco che finalmente Mussolini ci riesce, fanno questo patto per cui il cattolicesimo diventa religione di Stato, è obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica a scuola. Ci sono stipendi per i preti e vantaggi per il Papa, gli viene garantito questo quel palazzo, eccetera, eccetera. In cambio, il Papa, diciamo così, dà la sua benedizione, se vogliamo dire, in questo modo al fascismo. Addirittura Mussolini viene definito l'uomo della provvidenza divina, okay? Quello che è giunto finalmente a sistemare le cose. Quindi capite bene che. Cioè, Mussolini ha preso il potere, alla firma cioè gli è stato concesso il governo dal re, addirittura adesso viene dichiarato uomo della provvidenza. Immaginate le vecchiette, le casalinghe o insomma il contadino italiano. Caspita, ragazzi, Mussolini è un grande, non c'è dubbio, insomma, si pongono queste, diciamo, gli vengono in mente queste, insomma, come si può dire. Approvano Mussolini. Adesso vi faccio vedere una piccola cosa giusto per il discorso della data. Allora, ecco qua.
Questo è un libro degli anni 30, un libro degli anni 30, e dovrebbe esserci la data, non avete il parere, non c'è la data, come non detto. Eccola qua, non so se si vede, vediamo, qui sotto c'è scritto appunto 1938, 16, sedicesimo anno eccolo qua, sedicesimo anno dell'era fascista, non so se si vede. Insomma, all'epoca si usava questa doppia datazione. Allora, conseguenza immediata quasi insomma, dei patti lateranensi sono stati anche dei lavori in centro a Roma. Vedete qui Mussolini picconatore, okay, che sfascia un tetto che dà il via dei lavori di ristrutturazione. Perché in pratica viene creata la cosiddetta via della conciliazione, della riconciliazione, dello Stato che si riconcilia con la Chiesa. È un segno di grande, come si può dire, propaganda, okay? Di grande significato. Vedete questa enorme, lunghissima via, alle spalle di questa, cioè alle nostre spalle di chi guarda c'è il Tevere. Ecco, qui di fronte vedete San Pietro. In questo modo, diciamo, si comunica, si mette in comunicazione lo Stato con la Chiesa tramite questa via della conciliazione. Oggi sarebbe un obbrobrio, non l'avrebbero mai fatto, perché in questo modo hanno demolito tutti quei vicoli, quelle casette che c'erano tra il fiume e la chiesa, e in questo modo è stato demolito, è stato annullato l'effetto che ha voluto il Bernini, che aveva creato il colonnato di San Pietro, cioè del fatto di poter, che so, uscire da questi vicolini e ritrovarsi in questa enorme piazza circondata da questo bellissimo colonnato, così d'improvviso. E adesso invece si vede da lontano, quindi l'effetto sorpresa che Bernini aveva voluto nel 1600 qualcosa è andato distrutto. Quindi, come vedete, anche nelle opere architettoniche il fascismo non l'ha sempre azzeccata. Allora, e arriviamo, guardate che brutta questa immagine, a me non mi è mai piaciuta. Allora, si arriva praticamente a nuove elezioni. Elezioni, non c'è più la democrazia, quindi che cosa fanno? Fanno un plebiscito, sempre nel 1929, un plebiscito, è in pratica una specie di referendum, la gente, il popolo viene chiamato a votare sì o no, ha una lista, il cosiddetto listone, una bella lista di personalità scelte dal fascismo perché divengano i nuovi deputati. Vi ricordo che i senatori sono nominati dal re. E quindi nel 29 agli italiani ha chiesto: vi piace questa lista? Sì o no? Okay. Ovviamente la propaganda è tutta per il sì e gli italiani vanno a votare. Anche lì il voto non è segreto, quindi è facile scoprire chi non vota il sì. E alla fine della suonata quant'è? 98%. 98% degli italiani dice di sì, insomma, approva Mussolini che ha portato i patti lateranensi, ha portato la quota 90, la produzione del grano, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso vediamo come in pratica il fascismo fa presa proprio, si infila dappertutto anche come si può dire, nella società italiana. Il primo elemento di propaganda è la scuola. E qui ci fermiamo un secondo perché è finito il tempo. Quasi.